Vai. Vado dove? C'è una domanda scritta da qualche parte? Sì, perché non con te io non ce la farei. Certe cose impagherebbero l'idea di te, perché tu sei un più. Bukowski ha detto anche, com'è che era? Ehi tu, hai il colletto sporco di pomodoro, com'è che era? Ehi tu, hai il colletto sporco di merda. E il tipo dice, no, non è merda, è il pomodoro. Beh, hai la faccia di uno che lecca più culi che piatti. Questo è Bukowski, ma era un tipaccio. Un tipaccio, sì, doveva essere un tipaccio, se è morto. Uno diceva prima, questo album, questo CD è un po' meno nerd del solito, siete meno spocchiosi. Trovi? No, secondo me no. Però no, insomma, io riferisco anche il pensiero degli altri, ha troppo autoreferenziale. È cerchio bottista. Cerchio bottista? Sì, ne penso. E quindi è vero, c'è stato un lavoro di semplificazione, di sintesi oppure no? No, innanzitutto non è stato fatto nessun lavoro, è tutto abbastanza casuale, non c'è una premeditazione e soprattutto ho letto, andando a Bologna Arte Fiera, c'era un cartello che diceva che l'artista che parla molto della sua opera fa un'opera che non ha nulla da dire. Per cui io tenderei a non parlare della nostra opera, perché sennò vengo poi preso per questa cosa qua, insomma. Parliamo di arte. Per un artista. invece no, qui non parliamo di arte. Parlami del vostro nuovo album. Ma in realtà io, a parte che non amo verbalizzare troppo il lavoro, perché non ha senso, è musica per cui va ascoltata, non va parlata o descritta, e poi comunque non mi piace neanche descrivere o descrivermi, perché è una cosa sempre limitante. Ma io che non vi racconto la storia che so. Secondo me sarebbe conveniente, capisco che non è facile, poi chi ti vende ma anche chi ti compra vorrebbe trovarti sempre lì nello scaffale tra quel genere e quell'altro, chiuso là. Invece a me piace pensare di aver raggiunto magari una certa come si dice, libertà, ma questa parola ovviamente adesso non mi piace. Però ci capiamo, nel poter fare sia un pezzo stupido, diciamo, ironico o qualcosa di più profondo, avere la possibilità di essere letto sui diversi piani e a diverse profondità. Per cui se veniamo riconosciuti, come hai detto tu, eclettici, secondo me è un complimento.
Si cerca un titolo per, a parte che lo è effettivamente, comunque al di là di questo il titolo è sempre una parte importante dell'opera e deve essere tipo la ciliegina sulla torta, per cui non bisogna avere la pigrizia o la tentazione di risolvere con un titolo banale, bisogna cercare qualcosa che in quel momento dia motivo, no? per ragionare, per parlare, per dire anche delle stronzate a volte, però che scateni qualcosa in più. E l'ultimo di O'Brien lo scatena una serie di battute, di domande, di risposte, per cui fa quel giochino lì. Allora, un saluto agli amici di Uber TV. Un saluto, un bacio anche.